Questa trasmissione è stata offerta da Sacor. Bene, eccoci qua al punto a Telefriuli. Benvenuto al sindaco di Latisana, Daniele Galizio. Benvenuto, primo cittadino di Latisana. Come siamo? Bene, grazie a voi per l'invito. Grazie. Bene, allora, vediamo subito com'è la situazione a Latisana. Naturalmente anche non possiamo prescindere dalla situazione del virus, no? Covid, sono iniziate anche le vaccinazioni, però la situazione è quella che è, insomma, ecco. Infatti, beh, diciamo che sono mesi difficili per tutti e chiaramente insomma è un momento veramente di grande criticità, ma mi piace anche pensare un po' alla speranza che questo vaccino ci darà per i prossimi mesi, anche perché crediamo tutti che insomma sia l'unica via d'uscita in questo momento, chiaramente associata ancora al mantenimento delle regole, quali la mascherina, il distanziamento, però guardiamo con fiducia al vaccino. Ecco, voi avete messo a punto anche dei ristori, diciamo così, locali, che possono essere degli aiuti, no? Che vanno dalle tasse, ai tributi, ma anche dei buoni spese, insomma, avete un momentino dato una mano a chi in questo momento non se la passa, cioè diciamo che se la passa peggio degli altri, in sostanza. Sì, allora diciamo che di sicuro in questo territorio quello che abbiamo visto, essendo anche un territorio a forte vocazione turistica, soprattutto l'anno scorso, no? Quindi con i buoni spesa si è cominciato da marzo dell'anno scorso e devo dire che nel mio comune, ma anche a Lignano, nei comuni limitrofi, hanno attecchito molto come misura d'aiuto per i cittadini. È una misura, ricordo, che è stata attuata dallo Stato e che viene attuata dai comuni. Quindi anche da poco abbiamo appunto riaperto il bando per i buoni spesa e tutto sta procedendo bene. Volevo solo fare un passaggio anche sui vaccini, sì, che dicevamo, sì, prima, proprio anche dell'importanza di... in questi giorni abbiamo fatto una vaccinazione di massa alla Latisana, d'intesa ovviamente con la regione e con l'azienda sanitaria, e proprio per questo insomma crediamo che sia stato un esperimento importante da ripetere, e quindi insomma massima disponibilità da parte del mio comune a ripetere appunto eventi come questo, che saranno la normalità nei prossimi mesi per riuscire a vaccinare tutta la popolazione, insomma. Certamente, sindaco, l'economia della zona, a parte diciamo così la ristorazione, i negozi, diciamo così, di prossimità, sicuramente non se la passano bene e non vedono ancora l'orizzonte, insomma. L'economia che lì è sempre forte nella vostra zona, voi per vocazione turistica, voi per vocazione emporiale come centro, la Tisana è un centro molto importante, come la vedi, sindaco? Allora, beh, sicuramente, insomma, l'abbiamo detto, la parte turistica è una parte molto importante, insomma, per il nostro territorio, non solo per le attività, ma anche proprio per i lavoratori. Ricordo che una alta percentuale della popolazione del mio comune, dei comuni vicino a Lignano e a Bibione, vedono molti cittadini che proprio lavorano, no, nel periodo estivo. L'anno scorso si è salvata la stagione, perché da fine maggio in poi, da giugno, si è cominciato a lavorare, quindi fortunatamente si è salvata. Speriamo avvenga altrettanto anche quest'anno, quindi bisogna tenere duro ancora un po', per poi pensare di fare una stagione turistica, insomma, non dico al 100% come gli anni precedenti, ma Il bilancio del comune l'avete già improntato con investimenti anche importanti, mi pare capire, no? Sì, allora, beh, diciamo, siamo in fase di approvazione, sono stati slittati fortunatamente i termini per l'approvazione del bilancio di previsione. Diciamo che per la parte investimenti mi piace sottolineare soprattutto tutti quegli investimenti che vanno nella direzione proprio dell'aspetto turistico, ma in particolare anche
della mobilità all'interno del nostro territorio. E mi riferisco ad esempio a un investimento che finalmente si è riusciti a portare a termine, che risale a molti anni fa, parliamo poco prima del 2010, siamo riusciti a sbloccare, che è quello relativo ai percorsi cicloturistici che collegheranno sostanzialmente Lignano Sabbiadoro con Ronchis, passando per il centro di Latisana, e collegheranno dall'altra parte Lignano Sabbiadoro, passando per Aprilia Marittima, che è sempre il comune di Latisana, e andando su per la laguna di Marano e Grado, dalla parte di Precenico e Palazzolo. Crediamo molto nella volontà di investire in mobilità della bicicletta, innanzitutto, ma nel nostro territorio abbiamo fatto un ragionamento legato all'interscambio fra terra e acqua, quindi la bicicletta, le barche, la navigabilità del fiume Tagliamento, della laguna, dove in questo momento sappiamo esserci un po' di problemi legati ai dragaggi, e anche alla litoranea veneta, che è un altro tratto che collega sostanzialmente poi Lignano e Bibione anche. Certamente è un ambito molto importante, perché lì attira turisti, attira anche, diciamo, cittadini locali, ma soprattutto dall'estero. Mi pare che è una zona vocata veramente al top del livello nazionale, insomma, quindi avete fatto un investimento di livello anche accurato. Sì, diciamo che soprattutto parlando di turisti e di turismo lento, no? Come viene chiamato il turismo slow, vediamo che è un turismo che in verità sarà, oltre ad essere il turismo dei prossimi anni, ma anche un turismo piuttosto ricco, no? Che vive un territorio, quindi non solo la spiaggia, ma sostanzialmente muoversi facilmente all'interno di un territorio e coglierne tutte gli altri aspetti, anche sia naturalistici che culturali, che insomma anche, perché insomma si vive anche di questo, insomma, soprattutto, no? Fino a gastronomici, insomma, diciamo, le opportunità sono molte. Ecco, sindaco, il dopo Uti comincia da voi con cioè, sostanzialmente mi pare di aver sentito che voi ricalcate la stessa, diciamo così, comunità di prima, no? Comunità dei comuni della zona, no? E quindi con la Tisana capofila, mi pare che tu, sindaco, sei il presidente, mi pare, no? Deve aver capito. Sì, abbiamo, diciamo, partiamo dall'esperienza Uti proprio. Con la riforma nuova che è stata fatta dal governo Fedriga, no? La riforma degli enti locali, che ha previsto il superamento delle UTI verso la comunità, diciamo, non solo ci siamo trasformati da UTI in comunità, ma la comunità è cresciuta in termini di numero di comuni aderenti. Adesso sono 12, c'è anche Rivignano Teor, che prima non aderiva alle UTI. Ci siamo dati degli obiettivi ambiziosi da un lato, ma credo che in un periodo come questo siano di fondamentale importanza, partendo dalla progettazione europea, ad esempio, dove 12 comuni fanno massa critica, no? Quindi hanno un peso importante quando partecipano ai bandi europei, e appunto lavoreranno insieme proprio per lo sviluppo del territorio. E questo è molto importante, perché ci sono dei soldini che devono arrivare, e lavorando bene si può portare a casa dei denari che danno la possibilità non solo di un progresso locale, ma proprio come hai detto tu, allargando tutti a questi comuni, diventa una zona molto ma molto interessante, no? Guarda, se posso aggiungerti una cosa, proprio su questi progetti europei, in verità abbiamo già partecipato a 3 progetti europei, e sono stati bei progetti che hanno riguardato, ad esempio, la salvaguardia anche della laguna, quindi della laguna di Marano e Grado, che è una grande parte del nostro territorio. Dall'altro hanno visto anche la promozione proprio di tutti gli aspetti naturalistici. Ricordo l'Atlante dei Luoghi, che se si cerca anche su internet Atlante dei Luoghi della Riviera Friulana, si trova proprio tutta una serie di documentazione, percorsi, informazioni proprio che mostrano i grandi bei paesaggi che abbiamo qui, no? Perché fra la laguna, il mare, i fiumi e
diciamo, la zona delle risorgive è veramente un territorio ricco di aspetti naturalistici. Ecco, sì, per gestire tutte queste cose qui, che sono cose bellissime, importanti, ci vuole anche una certa dose di coraggio, perché in questo momento, investendo in questo momento, le amministrazioni dimostrano anche il coraggio di intraprendere una nuova strada, ma però ci vogliono anche le risorse, cioè umane, i dipendenti. Come siete dipendenti voi nella zona? Cioè, comune artigiana e comunità. Allora, diciamo, purtroppo quello è sempre un tasto dolente, no? Perché purtroppo la pubblica amministrazione in questo momento, soprattutto parlo dei comuni, quindi sono tutti con organici ridotti all'osso, voglio dire, e purtroppo questo è un problema che io vivo da quando mi sono insediato 5 anni fa. E devo dire che fortunatamente poi ci sono molti anche dipendenti che lavorano anche con spirito, con passione, e quindi proprio su questi progetti qua in particolare legati al turismo, anche all'interno della comunità, siamo riusciti a lavorare bene. Però se devo risponderti, siamo sempre messi male purtroppo con i numeri sul personale. Ecco, quindi dovete ricorrere probabilmente alla situazione di volontariato, penso. Volontariato, per fortuna che c'è il volontariato, perché sotto molti aspetti, devo dire, insomma, io parlo per il mio comune, ma credo di poter parlare anche per i comuni della zona, veramente il valore del volontariato che vediamo, no, continuamente ogni giorno presso tutte le necessità dei cittadini, o tutte quelle che sono anche le volontà anche di promuovere comunque un territorio. Insomma, il volontariato è sempre presente, quindi soprattutto per la protezione civile, che in questo momento, diciamo così, la fa da padrone, perché evidentemente c'è un collegamento molto importante anche con la pandemia, diciamo, chiaramente. No. Devo dire che sono stati veramente preziosissimi. Ricordo nella prima fase l'anno scorso, insomma, quando sembra passato tanto tempo, ma era meno di un anno fa, eravamo tutti chiusi a casa e i volontari della protezione civile andavano a distribuire le mascherine, andavano a portare la spesa alimentare a chi era contagiato, agli anziani che non potevano muoversi, insomma. Che rispondevano al telefono 24 ore su 24 e continuano, no, ad operare veramente con grande spirito di sacrificio, insomma. Bene, sindaco, mi pare che la chiacchierata è stata molto proficua. Tu hai dato anche uno scandaglio di quello che è stato facendo la tisana, degli investimenti, anche delle difficoltà, ma anche della voglia di andare avanti, di progredire nell'ambito di questa regione. Io ti ringrazio molto per la tua disponibilità, per il tempo che mi hai dedicato, perché so che la tisana, diciamo così, non è un paese, è una città della tisana, perché avete oltre 10.000 abitanti, mi pare un numero importante, per cui anche l'impegno è importante, no? Quindi grazie per questo. Grazie a te, grazie davvero, grazie. Questa trasmissione è offerta da Sacor.